Comincia questa settimana il nostro viaggio nelle parrocchie della diocesi per raccontare la comunità, i progetti e anche le difficoltà. La serie di interviste inizia con Don Michele Zullato, che racconta le parrocchie di San Giuseppe Artigiano in Gualdo Tadino e Assunzione di Maria in Nasciano. Benvenuti a Gualdo Tadino. I miei confratelli con il vescovo hanno pensato alla mia persona e mi trovo in una zona a dover incontrare tutti i miei confratelli e all'interno di quello che è il progetto diocesano di famiglia del Vangelo, anche noi sacerdoti dobbiamo essere una famiglia che evangelizza fuori, ma anche ci evangelizziamo noi. È un'esperienza bella, stiamo facendo già il terzo incontro in maniera molto semplice e molto serena, pensando e pregando per il bene di questo territorio dove il Vescovo ci ha chiamato a essere al suo servizio. Riesce bene a coprire l'intera vicaria? Dunque, noi qui a Guardo abbiamo una benedizione veramente grande e sono i gruppi dei corsi di cristianità, i quali in tutte le parrocchie sono presenti, sono numerosi e i quali stanno costituendosi in famiglie del Vangelo, chiaramente con il carisma tipico del corso di cristianità, e sono i collaboratori preziosi. Sono un dono di Dio, innanzitutto. I collaboratori laici sono tanti, certo, me ne serviranno ancora tanti di più, perché la zona diventerà sempre con meno presenza di sacerdoti, ma con più presenza di una famiglia del Vangelo che sono le nostre comunità. Siamo davanti a questo bel tabernacolo, ultimo arrivato. Una peripezia straordinaria. E quando mi hanno detto che dovevano fare un'opera di restauro di come doveva essere la chiesa antica, dove era presente quest'opera, mi hanno detto: io la vedo bene nella tua chiesa. E mio confratello gli ho detto: se tu vedi bene, io cercherò di vedere. E arrivata qui non pensavo un'accoglienza così grande. La gente dice: finalmente anche noi abbiamo un luogo dove Gesù Eucaristia si vede vicino a noi. Perciò è sempre adorato quasi tutto il giorno. Qui in questa chiesa di San Giuseppe Artigiano ultimamente sono arrivate anche delle opere di ceramica molto belle e ognuno di loro ha una storia. È stata veramente, guardate, una sorpresa inaspettata. Quella che vedete qui a lato è il battesimo. Quella lì faceva parte del progetto originario della chiesa, soltanto che l'impegno finanziario non era alla nostra portata, ma l'abbiamo realizzata per i 20 anni. E da lì è nata questa richiesta dei cristiani di questa chiesa, che mi dicevano: ma noi possiamo avere qualcosa di nostro su queste pareti? E io ho detto: la chiesa è vostra, io sono solamente un servo di questa comunità. E sono arrivate altre opere, bellissima. Questa qui anche nasce da una sofferenza, la perdita di una sorella morta di leucemia. E l'artista che l'ha realizzata era la compagna di pattinaggio di questa ragazza. E lì è ritornata un'amicizia, eccetera, eccetera. Abbiamo una opera preziosissima perché policroma dei nostri artisti di Gualdo. Ricordate che Gualdo, la città dove le ceramiche sono le più belle al mondo, perché sono ceramiche a tre cotture: oro, zecchino, rosso rubino e un blu che è la fine del mondo. E qui abbiamo questo dono, un dono alla comunità. È stata fatta con lo stile della Bibbia dei poveri, l'immagine centrale di San Daniele, profeta, e i racconti più belli del suo libro. Poi è venuto a mancare un grande corista, quello che Mauro Bottone, perché era uno che attaccava Bottone con tutti, era l'amico di tutti. Ebbene, morto improvvisamente, il coro della parrocchia. La famiglia ha voluto un qualcosa che lo ricordasse. Si chiamava Francesco, e le grandi immagini di Francesco con tutte le storie più belle della sua vita. Poi abbiamo avuto il periodo del Covid, guardate che è stata una prova, soprattutto perché la nostra città vive di queste, del turismo delle cose preziose. E con la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, le grandi due ceramiche donate dalla Fondazione per sostenere i nostri ceramisti, San Giovanni Paolo II e Madre Teresa, i santi di quando è costruita la chiesa, e il nostro patrono.